Dove inizia la trasformazione del mondo? Troppe guerre sulla Terra, troppe cose da cambiare nel nostro paese, troppa sofferenza intorno a noi. Se avessimo un potere speciale vorremmo cambiare tutto questo, vero? Trasformare le situazioni che ci danno fastidio in situazioni migliori, tranquille. Insomma, perfette. Ma come possiamo cambiare il mondo? Cosa posso fare io, che a volte mi sento come una piccola formica in mezzo a un enorme formicaio, per cambiare tutto questo? La cosa più importante per iniziare a cambiare il mondo è che tu stesso sia trasformato, come la Bibbia ti invita a fare in Romani 12:2. Non conformarti a questo mondo, ma sii trasformato mediante il rinnovamento della tua mente, affinché tu conosca, per esperienza, quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Infatti, solo le persone trasformate possono trasformare il mondo. Questa è una citazione dal pastore americano Rick Warren. E questo è il piano di Dio per l'uomo, come ci mostra la Bibbia. Mosè ebbe un incontro personale con Dio che lo trasformò profondamente prima di liberare il popolo. Esodo 3:2. Gedeone ha avuto un incontro con il Signore prima di poter affrontare la sfida per liberare gli israeliti dai madianiti. Giudici 6. E che dire di Paolo, che, dopo un incontro folgorante con il suo Salvatore, divenne l'evangelista appassionato ed emozionante che conosciamo. Atti 9. Lascia che Dio ti trasformi in modo profondo. Ha scelto di cambiare il mondo trasformando una persona alla volta. Comincia da te e da me. Ti invito oggi a meditare su questo versetto. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Secondo Corinzi 3:18. Sì, Dio vuole cambiare il mondo intorno a te e vuole farlo con te. Dio vuole trasformarti in profondità. Grazie di esistere. Eric Sellerie.